Io vorrei tornare su Domani si balla, cioè in Domani si balla c'è Maria Giovinazzi, che ho visto che oggi è uscito la Feltrinelli, Dio mio figlio, scusate, è uscita una biografia di Maria Gerberato, che è stata attrice di cinema, attrice di teatro. Io ho avuto la fortuna di incontrarla su un set di Petri, ho fatto un film con Elio Petri, e si può dire che in Domani si balla non è il suo genere, lei no. Oddio, lei era una bravissima ballerina e anche una cantante, aveva fatto un film con Pupi Avati dove ballava, per cui lei avrebbe avuto un animo anche più leggero, solo che purtroppo in Italia è difficile acquisire un'importanza d'attore o d'autore se non frequenti anche il drammatico, il tragico, per cui lei da un lato gli piaceva fare una cosa leggera, però contemporaneamente ha fatto anche Brusati dove faceva la vedova con figlio grande, adolescente, per cui insomma diciamo Mariangela è un'attrice enorme che poteva fare tutto, poteva fare il musical e poteva fare la Medea, cioè tu la guardavi, aveva una faccia drammatica, tragica, però la guardavi poi nei film comici, era una maschera che diventava anche comica. No, perché nel film sembra che si diverte molto a ballare, sollecitare, Ci siamo divertiti, e per me è stato un film molto importante perché era il film dove io per la prima volta parlavo, per cui sembra una sciocchezza, ma io avevo fatto due film senza dire una parola, dicendo solo una parola che mi ha fatto spiace. E allora per me affrontare un copione, un testo, tutto dialogato e poi botte e risposte con un'attrice, mi preoccupava. Allora, scegliendo Mariangela, avevo scelto anche una sicurezza, perché ho detto, dei due lei sicuramente è esperta a tenermi. Poi lei mi ha confessato che all'inizio era preoccupata anche lei, perché lavorare con un attore nuovo hai sempre dei problemi. Quando tu conosci Giancarlo Giannini e ti trovi bene con Giancarlo Giannini, poi diventa difficile immaginarti a dialogare con un altro. E invece nel film siamo andati molto bene, rispettando assolutamente i tempi e i copioni come erano scritti. Il film è stato presentato a Venezia, dove fu accolto bene, quello che ricordo. Assolutamente sì, peccato che appunto la Vides International, che era diventata Vides International nel corso del tempo, quell'anno lì aveva prodotto anche La nave va di Fellini con mille problemi di suolo, d'immagine e tutto quanto, e proprio in quegli anni Franco aveva deciso di chiudere con il cinema, per cui forse Domani si balla e La nave va contemporaneamente sono stati due sogni suoi che lo hanno convinto che un certo tipo di cinema non si potesse più difendere. Peccato perché invece Domani si balla, visto oggi, se ti capita di vederlo oggi e vedendolo con l'aria di Saponette, perché hanno 7 anni di differenza, però Domani si balla parla della nascita delle televisioni private in Italia, mentre l'aria di Saponette parla dell'affermazione delle televisioni private sul pubblico, per cui Domani si balla racconta cosa c'era dietro e l'aria di Saponette racconta cosa ha causato negli spettatori l'arrivo delle televisioni private. E visto oggi, quando ormai possiamo dirlo, il fenomeno delle televisioni private sta in parabola discendente, e lo dico perché oggi non è più considerata la televisione la manipolatrice delle masse, ma è questo meccanismo è diventato il web, è diventato Twitter, è diventato Facebook, cioè oggi abbiamo anche la politica. Non vincono più i personaggi che sanno usare bene la televisione, ma vincono quelli che sanno usare bene la rete. E oggi è cambiato tutto. Però ecco, in quegli anni, negli anni 80, tra l'inizio degli anni 80 e la fine degli anni 80, è successo di tutto in Italia come televisione.
diffusione, e a domani si va nell'area di Saponette e fotografano bene questo arco di tempo.